Leggia già fiatone. Oh, un robot. L'ho preso. C'è un tizio morto. Mi spara, porca miseria, mi spara. Dobbiamo arrivare alla chiesa. 1, 2, 3 robot. Ok, devo andare a recuperare la sua roba. Oh, abbiamo trovato un fucile. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti su questo Proviamolo. Allora, questo è un gioco che ho acquistato durante la registrazione del video che ho creato su Kinguin. Per chi non l'avesse visto, vi lascio il link, insomma, vi lascio i vari riferimenti. L'ho acquistato scontato a 3 euro qualcosa, sempre ovviamente grazie a Kinguin, però non l'ho ancora mai provato. Quindi lo provo con voi, vediamo di che gioco si tratta. Breve premessa, gioco anni 80, il nostro personaggio parte per una sorta di gita, al ritorno trova il proprio mondo infestato da macchine, quindi robot, che sostanzialmente hanno ucciso tutti. Vediamo il nuovo gioco. Ok, creiamo il nostro personaggio, direi naturalmente femmina. Qui abbiamo diverse possibilità, direi una più bella dell'altra. Ma teniamo su questa. Musica anni 80 di sottofondo. La pelle può essere o chiaro o scura, niente di speciale. Manteniamo lo stile popolare, ma sì, perché no? Stile 1 o stile 2? Facciamo stile 1. Difficoltà, skirmish è quello base. Poi c'è guerriglia, avventura, ma rimane su quello base. Questo qui lo lascerai on, quindi sostanzialmente la difficoltà aumenta da sola gradualmente. E la voce può essere inglese o svedese. Direi inglese, non complichiamoci la vita. Va bene, cominciamo il gioco. Vi salto la storia, ragazzi, perché sennò... Ok, salto la storia perché tanto più o meno ve l'ho riassunta. Ok, nuova missione. Siamo tornati effettivamente con la barchetta. Ah, che tra l'altro è anche rotta. Neve. Vedo neve. Cerca dentro la casa alla ricerca di qualsiasi cosa. Quindi là dentro. Va bene, vediamo un po'. Ah, con il tab mi dà accesso a qualche strumento che non ho. Vediamo gli altri. Con la I mi si apre l'inventario. Mappa. Ok, mappa interessante. Siamo su un'isola, ma discretamente grande questa mappa. È comunque un'isola e siamo nella parte più periferica, in sostanza. Va bene. Skill, quindi possiamo andare a migliorare il nostro personaggio. Log, quello che succede. Schematic, credo che anche qui si tratti di cose migliorabili. Munizioni, DLC, ok. Ricerca. Quick learner. Quindi è purtroppo in inglese, ragazzi, non c'è in italiano, però qualcosa si capisce, insomma. Qui penso che saranno skill che imparerò col tempo, probabilmente. Profilo, sono io. Ho resistenza all'esplosione 2. Aspettate che controllo se vedete bene. Ok, mi sono messa in basso, spero che riusciate a vedere lo schermo. E eventualmente sposterò la mia faccia fastidiosa nel punto meno fastidioso. Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, vediamo se trovo in giro qualcosa. Intanto, qualche risorsa naturale. Lei c'ha già il fiatone. Vabbè, un po' di allenamento, ciccia. Non mi fai prendere nulla. Il secchio, ah, questo per aprire, porta in faccia. Canna da pesca, che non mi fa prendere. Ricerca. Un kit per la luce. Oh, il primo pronto soccorso e un adesivo. R per prendere tutto. Prendiamo tutto. Al momento direi di non fare gli schizzinosi e prendere tutto quello che ci regalano. Saliamo di qua. Qui c'è pietre, non so se in questo gioco bisogna prendere anche qualcosa dalla natura. Allora, qui c'è una macchina che sta affondando, o comunque nell'acqua, un porto, macchine, e questa è la casa che ci chiedono di esplorare. Ok, intanto non vedo robot in giro, quindi è un buon segno. Questo capanno cosa ci regala? Oh, bene. Cos'è? Ma vi dico di prendere tutto, in realtà. Tessuto e una giacca. Prendiamo tutto. Pensavo che mi desse uno zaino, in realtà no. È quello che c'era dentro, lo zaino. Quell'altra porta per uscire, legna. Ok, nient'altro. Ma, inventario. La giacca che mi ha dato dov'è? Profilo, qua. Potrei cambiare giacca, quindi...
Adesso su questa. Oh, no, ce n'ho già diverse. Cosa ho trovato adesso? Questa ha un più 2 di resistenza alle pallottole. Questa niente. Questa niente. Direi di mettere questa allora. Assolutamente. Per la testa ho preferito il casco. Però non mi danno nessun tipo di vantaggio. Stiamo senza allora a sto punto. Qui posso scegliere gli orecchini tra rosa e blu. Ma facciamo blu. Qui niente. Giacca l'abbiamo già scelta. Maglietta. Abbiamo già quella che ci dà il vantaggio, insomma. E posso mettere i jeans. Questi qui. La gonnellina. Ma visto che non ci danno nessun vantaggio gli altri indumenti, rimarrei con questa. Le unghie finte, mamma mia. Tra l'altro, qua posso mettere i guanti, lasciare quelli o niente o i guanti con le unghie finte. Ma le unghie finte, vabbè, rimaniamo nel personaggio, dai, rimaniamo nel personaggio che ancora questa ragazzina non ha capito dove è capitata, quindi lasciamo le unghie finte. Qui mi dà un 10% di resistenza alla caduta. Va bene, direi che abbiamo scelto le nostre scarpe. E andiamo avanti. È giunto l'ora di entrare in casa. Oh, un robot. Un robot rotto. Qui cosa abbiamo? Una torcia. Prendila. Può sempre servire e ho guadagnato dell'esperienza. Questo cos'è? Una fotografia? Guardiamola subito. Qui è il kit di pronto soccorso. Dov'è quello che abbiamo trovato? È questo che ho trovato? Non ho capito. Ah, questo lo posso già comprare? Standard Runner Armor. Bye. Potrei comprare questo? No, perché non ho punti a sufficienza. Non ho capito, mi ha fatto prendere qualcosa, ma nell'inventario non lo trovo. Quindi, boh. Una pistola. Assolutamente prendiamola. Tu cosa mi regali? Munizioni, coso di emergenza, plastica, boh, prendiamo tutto. Qui cosa abbiamo? Cose di emergenza, sempre. Nel cassetto si potrà aprire qualcosa? Qui no, qui non mi fa aprire nulla. Qui nemmeno, cibo, niente. Oh, forse sì. Hold to... Ah, per spegnere, ok. Questo è il tavolo. Con un'apertura al bagno. Aspettate che prima. Oh, una mazza. Aspetta, aspetta. Questa la prendiamo che può servire. Tu? Sempre roba da prendere. Cos'è? Ah, questa è. Direi di mettere al. Posso cambiare questa cosa? Ah, così cambio l'arma. Ma io posso cambiare il numero? Tipo, mettere questo a un altro numero. Clear slot. Ok. Voglio cambiare il numero. Clear slot, ok. Come lo aggiusto lo slot? Tipo questa voglio mettere al numero 1. Ah, qui assegna lo slot numero 1, perfetto. Questa al numero 2. Poi direi che assegniamo assolutamente le cose di emergenza al 3, caso di necessità, perché no? Quello che ho trovato prima, ah, lo shot di adrenalina. Va bene, in caso di morte imminente, in sostanza. E tutto il resto, niente, a posto. Ho sistemato le cose. La radio mi fa prendere. Cosa me ne faccio della radio? Non lo so. Interruttori, va bene. Un'altra radio. Ma che me ne faccio della radio? Non lo so, finché la lascerei lì la radio, onestamente. Ne ho già presa una. Qui puoi chiudere. Per chiudere, va bene. Di qui. In bagno, carta igienica non è utile. Asciugamani non sono utili. Non mi fa neanche bere. Oh sì, aspetta. Mi è sembrato di vedere una cosa, ma no. Niente, il bagno è inutile. Chiudi. Direi che qui non c'è nient'altro. Proseguiamo. Di qua. Ascoltiamo. Nonna. Ho spaventata. Non so cosa fare. Sono alla chiesa. Sono ancora io. Oh, certamente non siete a casa. Cosa stavate pensando, Teresa? Boh, se ascoltate questo o se la polizia lo ascolta, per favore aiutatemi. Oh, è la chiesa. Mi sa che dobbiamo andare alla chiesa. Secondo me dobbiamo andare alla chiesa. Zaino, vai. Prendi tutto. Cosa sei tu? Una valigia. Prendi tutto.
Spero che abbiamo un inventario infinito, perché di questo passo, questa immagine anni 80 è bellissima, di questo passo mi riempio l'inventario. Andiamo su a vedere. Spero che non ci siano macchine qua. Oh, binocolo. Binocolo può servire. Leggi questo. If war comes. Oh. Y per leggere. Ah, è qua. Basic navigation. Collezionabili. Ah, forse è qua che ho trovato, che mi ha messo le cose di prima. Side mission stats. Ok. Queste sono le cose che ho trovato prima. Adesso ho capito. Più le trovo, probabilmente più mi sblocca qualcosa. Non lo so. Va bene, direi che non è urgente. Un'altra radio la lascerei lì. I cassetti non si possono aprire. Niente, niente. Andiamo nell'altra stanza. Un'altra cosa di adrenalina. Aspirapolvere. Bello. Una radio sveglia, non me ne faccio niente. Qui ne ho una valigia. Un'altra giacca. Boh, prendiamo tutto. Finché non mi limitano l'inventario, io prendo tutto. Poi vediamo. Un'altra valigia. Ho delle scarpe. Aspetta, che magari queste scarpe ci possono essere utili. Più 2 riduzione di visibilità. Non mi pare, sono viola. Preferisco avere la resistenza alla caduta. Ma Lunar Boots? No. Ma scusa, quelli che ho appena comprato quasi sono? Forse è proprio il Lunar Boots? O questi? Non lo so, ma tengo la resistenza alla caduta, perché secondo me è la cosa migliore. Vabbè, le scarpe che abbiamo preso non so cosa siano. Qui niente. Qui niente. Qua posso uscire? Posso uscire. Ah, intanto sta facendo giorno, così si vede anche meglio, meno male. Ma direi che qui sopra non c'è più niente, quindi scenderei. Ho esplorato tutto, usciamo. Andrei a controllare il... Oh, qui c'è altro. Una nota della polizia. Qui prendiamo sempre tutto. Vediamo la nota della polizia cosa dice. A trovarle le note della polizia, ma sarà qui? Non ho capito, onestamente. Ah, eccole qua, finalmente. Un po' difficile questa cosa. Vabbè, sono appunti. Sono tutti gli appunti della cosa qua, ma non ci perderei troppo tempo. Andiamo a cercare cosa c'è qui dentro. Lo apri, magari c'è roba interessante. Oh. Potrebbe esserci del cibo? Magari non serve neanche il cibo, effettivamente vedo solo la salute come statistica. Qui non vedo niente di particolarmente interessante. Oh sì, no, le poste. Niente. Macchina. Apriamo il bagagliaio. Niente. Si possono aprire anche le portiere? Sì. Non mi dà niente. Qui? Posso aprire anche qua? Cosa mi dai? Accelerante. Va bene, prendiamo tutto e cerca la macchina della polizia per munizioni. Va bene. Oh, ecco qua. Munizioni, benissimo. Qui c'è roba che mi può interessare. Anche le portiere dietro. Niente, niente. Oh, che spavento. Aspetta, che c'è il robot là fuori. Devo ricaricare con la R. Come ricarico? Come ricarico? Aspettate che cerco i comandi. Con la R, ricarico con la R, già carica, quindi va bene. Che brutto che sei. È già la nostra prima battaglia. Se sparo, l'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Scappa pure. L'ho preso, ma non del tutto. Muori, 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 muori. Ok. Oh. Vediamo cosa mi dai. Munizioni e... Non so cosa sia. Prendiamolo. Ok. Il primo nemico l'abbiamo ucciso. Segui la strada alla ricerca di un posto sicuro e cerca anche, cos'è, Teresa, la cugina, insomma. Qui c'è un altro robot. Vediamo cosa mi dà. Altre munizioni. Bello. Oh, qui c'è un uomo. C'è un tizio morto. Cosa hai in mano? Munizioni e sempre roba primo soccorso. Qui dietro, altre munizioni e un esplosivo. Qui apro tutto che non vedo bene. Un zaino, cos'hai qua? Anche qua tessile, boh, non so bene. Questo non si apre perché c'è il robot lì. Va bene. Mi verrebbe da esplorare anche là, però seguiamo il sentiero, dai. Tra l'altro, mappa. Ok, sto andando di qua. Santuario.
E qui i Bollman Church, quindi devo andare di qua, va bene. Ho la stamina che scende subitissimo. Oh, quando mi appare questo robino qua, vuol dire che c'è un nemico. Mi ha visto pure, giallo, rosso mi ha visto, giallo peggio, mi spara, porca miseria, mi spara. Dove sei? Muori, muori. Ricarica, ricarica. Muori, muori, muori. Madò. Ma proiettili me li tengo, non è che esplodi, vero? Tra l'altro ho salute 44. Cos'è successo? Perché mi devi invadere? Non ho capito cosa è successo. Non ho capito assolutamente cosa è successo, ma vabbè. Devo fare una cosa col 3. Mi devo curare un attimo. Ok, così prendo la cura e sono salita di quanti punti? Un po'. Siamo alle 2, così sono più sicura. 3, va bene. Torniamo alla pistola. No, la mazza, ma meglio la pistola. Quindi, seguiamo il sentiero. Bello, per il momento mi piace. Una bicicletta, porca miseria, e un Walkman. Bellissimo. La bicicletta l'avrei usata volentieri, ma qual è la via giusta di qua? Non posso correre troppo che si stanca facile. Qua c'è un legnetto, ma non credo che mi servano, infatti. Là c'è un obiettivo, credo. Una macchina capovolta. Una sorta di fienile, un robot cerca, un punto di osservazione, va bene. Prima vediamo cosa c'è in queste macchine. Qui potrebbe esserci roba interessante. Apri qua. Niente. Tu robot? Ti hanno già derubato? Qui dentro? Non mi fai entrare. Qui? Niente, niente, va bene. Tu invece? Cerca una tannica esplosiva. Va bene. Ah, me la fai tenere in mano così? Eh no, facciamo anche. Ah, perché dovrei. Aspetta, aspetta, aspetta. Sei, no. Tengo volentieri in mano la pistola. Questo è un'altra roba che devo prendere. Un altro cannocchiale. E questo. Prendi una lettera con l'indirizzo dell'hunter, del cacciatore. Ah, cioè, mi ha dato una nuova missione. Mi ha dato una nuova missione, side mission, quindi è una missione secondaria praticamente. E dove devo andare per questa missione secondaria? Ah, di qua. Dover tornare da quella parte. Magari dopo, adesso finiamo questa cosa. Questi camion non danno nulla, no, danno qualcosa anche questi. Ma no, in realtà no. Qui? Oh, posso aprire anche i camion. Bellissimo. Mi dà? Adesivo, un'altra cosa esplosiva. Vabbè, io riprendo tutto. Sali, questo. Un sacco di roba. Beh, direi che di risorse ne dà sto gioco, eh. Chissà se ne serviranno tutte anche. Andiamo qua ad osservare. Usa il binocolo, va bene. Qual è il mio binocolo? Osserviamo. Oh, qui dobbiamo arrivare alla chiesa. Uno, due, tre robot. Non vedo altro per il momento. Solo tre, eh? Solo tre virgolette. Qui vedo diversi punti dove potermi nascondere. Proviamo ad andare da qua. Vediamo. E se muoio? Muoio probabilmente. Posso accovacciarmi? Oh sì, posso andare giù piano piano. Loro finché non mi vedono sono tranquilli. Quando mi vedono, ovviamente. Andiamo da questa parte se riesco a non farmi vedere e ad avvicinarmi. Ah, vedi che c'è qualcos'altro là, fammi vedere. Meglio. Uno, due, c'è un altro che scansiona là in fondo. Per il momento ne vedo comunque due, tre. Ah no, sono sempre loro. Oh, che ansia questo gioco! Che ansia questo gioco! Andiamo vicino, cosa c'è qua? Una radio e sigarette. Una lanterna che non mi fa prendere. La radio sì, ma cosa mi serve la radio per distrarli? Ah, intanto mi dice che ho due collezionabili, una schematica e una missione, va bene. Vediamo se riesco. L'ho preso. Non è che si riesce tanto. Dove sei? Non è che si riesce tanto a mirare, eh. Eccoti là. No, devo ricaricare. Vai lì. Preso. Non mi nascondo, sennò qua mi prendo.
Dai, dai, ricarica. Muori? Dove sei? Dove sei? Preso. E adesso manca l'ultimo. Dove sei? Là. Muori, muori, muori. Non sei ancora morto. Dai, dai, se mi uccidi. Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta. Basta? Ce n'è ancora uno secondo lui. Me ne dà ancora uno. Dov'è? Intanto ho aumentato il mio skill di combattimento. La cosa è meravigliosa. Cosa mi dai tu? Munizioni. Tu? Primo aiuto, pronto soccorso e munizioni. Munizioni. Basta? Non ce n'è più? Davvero? Volete dire che ho ucciso tutti? Un cimitero. Sono arrivata alla chiesa. Ho guadagnato 100 punti, molto bene. Cosa c'è qui dentro? Sedie. Panche, giustamente, qui. Lockpick è tipo quello per scassinare le cose. Carino questo posto. Andiamo di qua. E che casino in questo posto. Mele per terra. Un'altra radio. Ma perché mi dicono di prendere le radio? Io non ho mica capito. Qui dentro cosa c'è? Dei pantaloni diversi. Ma non mi dice se hanno... Non so se hanno caratteristiche particolari questi indumenti. Però vabbè, non vedo nient'altro di particolarmente interessante. Qui sempre tessuti, roba. Oh, Teresa, è lei. Sono di sopra, vicino all'organo. Ha bisogno di aiuto perché sta soffrendo. Va bene, adesso prima raccolgo sta roba ciccia e poi vengo. Ah, questo è un deposito. Nel senso che posso mettere io dentro roba? O posso prendere roba? Bring upgrade. Non ho neanche capito questa cosa. 8x2. Io posso... Non ho capito se devo metterlo di là. Non ho capito questa roba dello storage, ma va bene. Chiesa. Non c'è niente di particolarmente interessante, mi pare. Veniamo tra le panche. Oh, qui c'è uno zaino. Ok, io prendo tutto senza far distinzione. Vediamo qua se c'è... Oh, c'è anche roba qui. Esplosivo. Va bene. Ho ancora sta radio, prima o poi devo capire cosa servono. Adesso scoprirò che servono tantissimo e le sto lasciando tutte qua. Prendi tutto. Penso basta. Sedie. Questo cos'è? Un'altra collezionabile, credo. Esplosivo. Prendi. Esplosivo. Prendi. Intanto ho ricaricato anche la pistola. Qui. Vedi che qua ci sono gli stivali di pelle. Boh, prendiamoli. Non me li faccio a trovare però. Tra gli indumenti disponibili. Come mai? Fatemi capire questa cosa. Profilo. Scarpe. Ah, qua. Qui che adesso me li fa trovare. Ah, perché prima non ho questi. Adesso invece questi qua. Sì, vanno bene questi, preferisco. Bene. Qui. Sempre roba che non so cosa, servono. Gli occhiali da Ray-Ban, tipo bellissimi. Questa roba ogni tanto mi piace come ambientazione. Dai, saliamo su. Adesso tieni premuto E per muovere. Ah, ok. E adesso devo andare giù. You're real. Come faccio a scendere? I didn't imagine things. Allora, così, ok. Così non mi fai andare. Ah, ecco. Quello Z striscio. Ciao ciccia. My name's Therese. Mi chiamo Teresa. Mi sono fatta male alla gamba e al braccio. Puoi crearmi un kit di primo aiuto? Ci sono le istruzioni su come farlo. Here. You can have this walkie-talkie. Prendi il walkie-talkie. We should make sure not to lose contact, right? Così non perdiamo il contatto, va bene. Could you go get my scout gear outside, if you don't mind? It's next to Miss Bikey. Miss Bikey. I have all you need to make a first aid kit. Ok, devo andare a recuperare la sua roba. I can't go back out myself. Non posso, sì, lo so. I had to just drop all my stuff. Va bene, ho dovuto lasciare tutto per terra perché per scappare. Quindi devo andare a recuperare la sua roba che ha detto che è fuori. Qui c'è l'organo. Diamo una controllata. Scala che non porta da nessuna parte. Oh, una stazione. Forse è qua che creo. Ah, qui creo le munizioni. E creo anche il kit di riparazione. Perfetto. Per i quali mi servono le materie prime che ancora non ho. Questo per fare le armi. Va bene, interessante questa porta.
serve una chiave. Nuova missione per questa chiave. Ok, vediamo di trovare anche questa chiave. Z per uscire. Andiamo a cercare la roba della tizia qua. Di qua sono arrivata, non ho visto niente. Sarà di qui? Vediamo. Miss Bikey, penso che sia la bicicletta. Bikey, sarà qui la bicicletta. Qui c'è un... Ma questo è una roba per fare le biciclette? Ma veramente? Posso crearmi una bicicletta? Ma siamo seri? Dopo la faccio. Dopo la faccio. Adesso fammi cercare la sua roba. Che sia qualcosa dentro lo zaino. Oh, un audiocassetta. Poi l'ascolteremo. Fa parte delle cose che dovevo trovare. Quindi è fantastico. Apriamo anche di qua. Cosa nascondi qui dentro? Munizioni esplosive. Ok. Non c'è più nient'altro. Mi sembra. Ah no, c'è altro qua. Sempre munizioni, sempre esplosivo. Ma dov'è la roba della tizia? Forse questa? Una bicicletta, quindi penso di sì. Adesivo. E tessile. E questa è la sua bicicletta. Ok, devo tornare perché ho trovato le cose che servivano. Qui altri robot. Oh, c'è un altro robot qua. Stai zitta. Qua ci sono altri due robot. Però finché mi lasciano stare io farei la gnorri. Mi ha visto, mi ha visto. È diventato arancione, quindi mi ha visto. Vero? No, non mi ha più visto, mi sono nascosta in tempo. Qui c'è un altro zaino, prendiamo tutto. Qui non c'è niente. Torniamo dentro prima che mi vedano quei cosi. Torniamo dalla tizia. Anzi, prima faccio un giro ancora perché voglio vedere se trovo la chiave. Cos'è sta roba? Si è illuminato qualcosa. O forse me lo sono sognato. Può essere che me lo sia sognato. Chiavi non me ne fa vedere. Questo l'avevo... Neanche me ne ero accorta di questo per terra. Tra le panche non mi fa andare. Qui nemmeno. Qui chiavi non ne vedo. Sull'altare non vedo chiavi. Sedia, niente. E sarà qua in mezzo. Se devo nascondere una chiave, la nascondo in un posto più incasinato del mondo. È per esempio qua. Per esempio, è qua. Cos'è che ha detto? Ah, ok. Avrebbe dovuto trovare la chiave, ma non c'è riuscita. E quindi l'ho trovata io. Va bene. Ok, torniamo su. Quindi, qui per creare consumabili. Qua. Simple first aid kit. Quindi il kit di pronto soccorso semplice. Craft. Quanto ne posso fare? Ah, con gli adesivi e i tessili che ho trovato lungo la strada. Ne posso fare un bel po' allora. Fantastico, ne ho fatti tanti. Adesso ti posso curare. This helps a lot. Questo ha aiutato molto bene. Mi sento un po' meglio, grazie, l'ho presso. Prego, ciccia. My grandparents have gone. I miei nonni sono spariti. They weren't home when those things. Non erano a casa. Can you help me find Puoi aiutare them? A trovarli? Non c'è nient'altro da fare, perché no? Aiuterò lei, ma... This island only has one main road anyway. So if we want to get help, we need to go west. Dobbiamo andare a ovest. There's a clear cut nearby. We can start there. Okay. Grandpa used to be a woodcutter. Era un taglialegna, non ci lavorava lì. If we're lucky. We might find something there. Potremmo trovare qualcosa lì. Ok, quindi sostanzialmente mi ha dato indicazioni su dove andare e dice di andare a ovest, che suo nonno lavorava dal taglialegna, roba del genere. Intanto apriamo qui. Che cosa ci danno? Adesivo e cosa di flower di emergenza. Oh, questo si va. È una campana. Ah, è il campanile. E qui. Vabbè, prendiamo tutto. Altra roba. Cos'è, cavo? Un trucco, tipo per truccarsi, camouflage. Oh, abbiamo trovato un fucile. È arrugginito, ma il nonno ci andava a cacciare. Dovrebbe fare nel caso nostro. Lo tengo, certo che lo tengo. A lei non piacciono le armi. Va bene, ciccia, tengo tutto io. Basta, non c'è nient'altro. Questa è la vista dall'alto. Intanto ho guadagnato un livello, molto bene. E ho guadagnato un punto skill. Vediamo cosa posso farci con questa roba. Potrei comprare qualcosa. La velocità di ricarica. Questa mi piacerebbe. Lanciare a distanza oppure la precisione. Sopravvivenza, la quantità di stamina. Non male. E questo? Boh, dà delle indicazioni aggiuntive, penso, tramite
quando con il binocolo. Io direi di caricare l'arma più velocemente. Assolutamente sì. Ah, ecco, vedi, la radio sono in materia prima per creare questa cosa. Però mi serve una batteria della macchina che non ho. Quindi tutti gli oggetti che io sto raccogliendo in realtà sono ingredienti per queste ricette, giustamente. Interessante, molto interessante. Scendo giù. Beh, quindi ce ne andiamo, ciccia. Ah, volevo fare la bicicletta adesso. Facciamo la bicicletta che era di qua. Allora, colore. Non posso cambiare colore? Non mi fa cambiare colore. Vabbè, ci conteniamo di questa qua blu. Dov'è? Eccola lì. Dice che sono affidabili e silenziose. Vediamo un po'. Che bello. Quindi così va in bicicletta. Per fare più veloce, bellissimo. Bello, bello. Fa anche le derapate. Va bene, ragazzi. Allora, a malincuore vi devo dire, devo interrompere l'episodio, ma mi sta piacendo molto questo gioco. Devo dirvi la verità, è molto interessante anche la dinamica. Credo che possa giocare anche in multiplayer, il che lo rende forse ancora più interessante. Aspetta che giro di qua così inquadriamo la beltà, il fantastico personaggio che mi ritrovo. Io questo gioco lo promuoverei, vi dirò di più, se la cosa vi interessa potrei farci anche qualche episodio. Naturalmente però vi deve interessare, ragazzi, se no dedico il mio tempo ad altre serie. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe una serie dedicata su questo gioco, se lo conoscete, se avete consigli, se sto sbagliando tutto, qualsiasi cosa volete condividere con me nei commenti, sapete che sono molto contenta. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e naturalmente come al solito se vi iscrivete mi fate felice. Io vi ringrazio e al prossimo video. Ciao ragazzi.